L'obiettivo di questo incontro è fare un po' il punto della situazione su questo argomento. Sergio Gatteschi, sono l'amministratore unico dell'Agenzia Fiorentina per Energia, un'agenzia interamente pubblica, fondata dall'Europa come le altre 50-60 che ci sono in Italia, che si occupa di pianificazione energetica degli enti locali. In questo dibattito sulla mobilità sostenibile io ho portato l'esperienza nostra, diciamo, toscana e dell'area fiorentina in particolare. Noi abbiamo visto che per spostare effettivamente quote significative di traffico verso la sostenibilità occorre investire in maniera massiccia sul trasporto pubblico su ferro, possibilmente. La nostra esperienza di utilizzo metropolitano delle ferrovie e di creazione di reti tranviarie è andata al di là di ogni possibile aspettativa da un punto di vista positivo. Una linea tranviaria che era previsto portasse 25.000 passeggeri al giorno, in realtà ad oggi ne porta 40.000. Ci servono investimenti massicci e ci serve una volontà politica precisa. Oltre a questo, naturalmente, è possibile intervenire per migliorare la nostra mobilità da un punto di vista ambientale, da un punto di vista strategico, di salute, da un punto di vista di consumi energetici, orientandoci verso la mobilità elettrica, verso combustibili diversi come possono essere i biocombustibili, i GPL e anche il metano, e verso una mobilità che apprezzi e sostenga le biciclette e diciamo così il semplice andare a piedi. Ci vuole una volontà politica precisa che tutti noi ci auguriamo sia bipartisan, e ci vogliono impegni che vengano presi sul lungo periodo. Si parla di strategie che possono durare 5-10 anni come minimo, in modo che tutti gli operatori del settore abbiano fiducia e possano investire il loro denaro e le loro energie, rassicurando anche tutti quelli che poi saranno i beneficiari di queste politiche assolutamente fondamentali per il nostro paese. Mobilità sostenibile, abbiamo parlato in particolare di mobilità elettrica, che certamente è un pezzo della soluzione. C'è innovazione tecnologica in corso, importante. Le auto elettriche sono una realtà, da quest'anno, dall'anno prossimo cominceranno a essere effettivamente disponibili presso i concessionari. Enel ha fatto un grande investimento negli ultimi anni di sviluppo tecnologico per essere pronti a sostenere la mobilità elettrica e fornire quindi una rete di ricarica capillare, intelligente, pronta a sostenere appunto i nuovi automobilisti elettrici. C'è una grande aspettativa su questo, è uno dei progetti principali di Enel di sviluppo in questo momento, e ci crediamo. Certamente non da domani ci saranno tutte auto elettriche o auto ibride in giro per le nostre città, ma una percentuale sempre maggiore di questo sì, e questo vorrà dire quindi consumi più puliti, perché si sostituisce con l'elettricità una fonte di inquinamento superiore, e certamente quindi un po' di miglioramento nella nostra vita quotidiana in termini di inquinamento, in termini di polveri, anche di rumore, riusciremo a ottenerla grazie allo sviluppo importante della mobilità elettrica. In un convegno dove si parla anche di mobilità sostenibile non poteva non esserci il Touring, che è nato alla fine dell'Ottocento proprio su questi temi. Erano 57 ciclisti che decidono di fondare questa associazione utilizzando questo nuovo mezzo di trasporto, e già nel 1895 progettavano le piste ciclabili a Milano. Adesso che siamo nel 2000, naturalmente il Touring vuole percorrere altre strade, vuole lanciare altre sfide, e la sfida della mobilità sostenibile in Italia passa necessariamente per la ripresa delle nostre aree urbane così ricche di storia, di una mobilità che sia dolce, che sia rispettosa dell'ambiente, della salute dei cittadini e rispettosa anche dei nostri beni storici e artistici. Quindi lavorare sull'auto elettrica, lavorare per implementare le piste ciclabili, lavorare perché vi sia un sistema di trasporto collettivo veloce, pratico e non inquinante è un obiettivo che il Touring si pone anche in questo periodo. Dopo più di 100 anni della sua vita, di nuovo ricominciamo e rivogliamo lanciare delle sfide. Come una volta, alla fine dell'Ottocento, disponevamo delle cassette sui bordi della strada per chi andava in bicicletta, dove c'erano materiali tecnici se la bicicletta si rompeva o
attrezzature se uno si faceva male. Oggi vorremmo che l'Italia iniziasse a dotarsi di centraline dove poter attaccare la propria auto elettrica o la propria bici elettrica. Ecco, una sfida per il futuro che significa anche una sfida sociale, economica per il nostro paese. Noi dobbiamo ritornare a essere innovatori, dobbiamo ritornare a essere quella nazione che dà dei segnali a tutto il mondo, e su questo credo che sia un segnale importante che il nostro paese dovrebbe dare. La mobilità elettrica è uno dei sistemi più importanti per dare alla nostra città un sistema di mobilità che sia sostenibile. Questo convegno voleva fare il punto della situazione, mettere a regime alcuni interventi, alcune attività che si stanno facendo sul territorio e dare una speranza a chi ha ascoltato per far sì che tra pochi anni la mobilità elettrica possa essere un futuro veramente sostenibile. Le politiche di mobilità sostenibile devono innanzitutto partire dalle scelte sul territorio fatte dagli enti locali che disincentivino l'utilizzo del mezzo privato attraverso politiche appunto del traffico, incremento del trasporto pubblico e soprattutto incremento dei sistemi di mobilità collettiva, penso al carcere, al carpulico o ad altri, che consentano alle persone il normale quotidiano, il vivere quotidiano. Se questo non succede, qualsiasi scelta riguardante la mobilità sostenibile non potrà mai avere quell'indice di efficienza e soprattutto di efficacia, anche in termini di ritorno economico, che ne consentono la proiezione futura, la continuazione nel medio e lungo periodo. In tutto questo occorre comunque che ci sia una, tutto questo deve essere inquadrato all'interno di una politica nazionale che inquadri sia il settore pubblico ma anche e soprattutto il settore privato della produzione, che sostenga attraverso adeguati prodotti e metodi di ricerca le innovazioni nel settore della mobilità sostenibile.